Ed eccolo qui, guardate quanto è bello, ma soprattutto non potete immaginare quanto pesa. Ma è un cucciolo, tra l'altro, ma tanto cucciolo non lo è, perché ma è gigantesco. Sì, Liliano, ma qui vedi che ce n'è un altro, che un altro poi più grande di noi, perché siamo in compagnia di tre splendidi esemplari di una razza enorme di cani, è l'Old English Mastiff. E ne parliamo con Massimo Antoci, che è un esperto e allevatore di questi splendidi cani giganti. Ma quanto pesa un cane così? Lui pesa 123 kg. Come si chiama? Irvin. Cioè Irvin, 123 kg. Ma guardate... questi sono cucciolotti? No, loro. Ecco, loro. Quanto hanno più o meno? Loro 4 mesi. Quanti? 4 mesi. 4 mesi e pesa già 30 kg? E loro sono femmine. Sono femmine. Sono femmine, sì. Quindi piccole. Ecco, allora, quando l'abbiamo detto 130 kg, volevo prenderlo in braccio, ahimè, poverino, quando bisogna portarlo dal veterinario, bisogna farlo salire in macchina. La caratteristica di questi cani così belli, così possenti, così grandi, che la loro storia, che poi adesso ci racconta, nasce proprio come cane da guardia, però in realtà sono cani che sono legatissimi alla famiglia, sono docili e stanno benissimo con i bambini, con i ragazzi, è vero? Sì. Prego. Il cane nasce essenzialmente come cane da guerra, perché le prime tracce di questo cane le abbiamo intorno al V secolo, VI secolo avanti Cristo, ed è a questo punto pensabile che fosse stato portato nelle isole britanniche dai Fenici. Fu adottato dai soldati britannici, che ad esempio incontrarono i Romani nel 56 avanti Cristo, e Giulio Cesare si trovò davanti a questi cani dotati di armatura. Era un'armatura di pelle con un'effigie di leone sul volto. Ne abbiamo una traccia in un coccio che viene conservato presso il British Museum di Londra. Uh-huh. E i Romani chiaramente adottarono questi cani come pugnaces, come cani da guerra, che accompagnavano a questo punto i soldati romani, i legionari però romani. Però sono buoni. I legionari romani in guerra. Certo. E poi successivamente furono, e qui sto già parlando io in realtà della storia di questo cane, vennero adottati come cani da circo. Quindi quattro di questi cani combattevano contro leoni, fiere, orsi nei circhi romani. Finita, diciamo, la vicenda dei romani, troviamo questi cani come guardiani dei castelli inglesi. Tornano praticamente in patria, nelle isole britanniche, e diventano i guardiani dei castelli inglesi. Si ritrova una traccia di una famosissima femmina di Mastiff nel 1415, nella battaglia di Azincourt, la guerra dei cent'anni tra inglesi e francesi, laddove il suo proprietario, Sir Peer Legg, ferito, venne difeso da questa cagna dall'assalto dei soldati francesi. Ma allora, a lei com'è venuta questo desiderio, questa passione? Io personalmente sono un amante della tradizione non soltanto... Che... non soltanto... Allora, guarda, buono, ma ci bava... perdoni, ma purtroppo siamo in chiusura, quindi noi la rinviteremo qui, sì. Anche perché vorrei provare a fare una cosa con questo gigante buono e farlo mettere seduto e prendergli una zampa, cosa che adesso è impossibile, sì. Guardate quanto è bello. La cosa è che questi cani però sono così grandi, possenti, hanno bisogno del contatto fisico proprio con il proprio compagno, quindi anche a casa si può avere, ma non lo dobbiamo abbandonare, cioè nel senso che non possiamo lasciarlo le ore così da solo. Grazie per essere stato con noi, li ringraziamo, grazie, c'ha una testa che è mensa, sì, un po' paura. Grazie. Enorme. Noi adesso, Massimiliano, diamo la linea. L'appuntamento la prossima volta, veniteci a trovare ancora con questi meravigliosi cani, e noi salutiamo i nostri amici di Camper, lasciamo la linea a loro. Ci vediamo domani. Una nuova puntata, domani. Arrivederci. Guarda che bello, eh. Tira, è come un cavallo. Vai, andiamo.